Salve a tutti, oggi parleremo di JCE Template Manager. È una donna di JCE, il noto editor per Joomla, che si può trovare nel sito appunto di JCE, nella sezione add-on, eccolo qua, Template Manager. La si scarica da qua. Come gli altri add-on, anche questo è a pagamento. Una volta scaricato è possibile poi inserirlo nella nostra installazione di JCE. È sufficiente andare nei componenti, JCE Editor, Control Panel, Install Addons, eccolo qua, ce lo andiamo a cercare. Lo selezioniamo e installiamo il pacchetto. Quindi abbiamo aggiunto questa nuova feature al nostro JCE. Come funziona? A questo punto andiamo nei contenuti, gestione articoli. Ovviamente non ci sono dei template già fatti, li dobbiamo fare noi. Lì dobbiamo fare noi. L'esempio più semplice è andare in un articolo già fatto da utilizzare come template, come diciamo traccia per costruire il nostro template. Io volevo andare a cercare un articolo del blog. Prendiamo questo. Questo, ne prendiamo uno a caso. Allora, come sempre appare il nostro editor JCE, no? All'interno della modifica dell'articolo. C'è però un'icona in più che è questa. Questa ci permette di inserire i nuovi template, ma anche di farli. Allora, noi a questo punto abbiamo questo articolo che è già stato fatto. Io vado nella nuova icona, clicco, quella del Template Manager, vado a dirgli in questo caso qua sarebbe meglio fare una cartella apposta per i template degli articoli. La cartella che viene aperta, che qua viene indicata come root, è quella delle immagini, quindi qua ci troveremo sostanzialmente nella stessa cartella delle immagini. Perché? Perché sostanzialmente Template Manager utilizza il file manager di JCE che va a puntare direttamente nella cartella immagini di Joomla. Quindi facciamo una nuova cartella, creiamo una nuova cartella e la chiamiamo, magari per distinguerla, tutto in maiuscola. Template trattino, facciamo HTML perché lui li salva in formato HTML per poter poi essere ricaricati appunto come file HTML. Ok, l'ho scritto anche così aggiungendo HTML proprio per ricordarci che in quella cartella ci sono i template degli articoli e non file per il template grafico del sito. A questo punto entriamo nella cartella, appunto, lui ha costruito un index che non ci interessa, ma noi andiamo a farci la nostra new template. Lui va a creare un nuovo template, ci chiede il nome e quindi noi lo possiamo chiamare prova, giusto per... Questa volta lui ti chiede se è una snippet o un template. Questo cosa vuol dire? Che il template è una pagina intera da poi rimodificare. Nel caso dello snippet invece sono solo piccoli pezzi, può essere anche soltanto un'immagine ricorrente, un pezzo di testo ricorrente, una tabella ricorrente che si possono poi inserire nella posizione del cursore. Quindi
ricapitoliamo, il template è tutta la pagina, lo snippet è soltanto un pezzettino che viene collocato poi nell'editor, basta puntare il cursore nel punto dove vogliamo inserire lo snippet, si carica lo snippet e si inserisce in quel punto lì. A questo punto, visto che volevo far proprio soltanto un template, gli dico ok e lui mi crea il nuovo file prova.html. Quindi a questo punto esco. Perché esco? Perché questo è stavo modificando, cioè ho aperto in modifica un articolo preesistente. Lo vado a chiudere senza modificarlo perché non voglio ovviamente doveva servirmi solo come esempio. Vado a creare un nuovo articolo che ovviamente è vuoto. Io potrei mettere prova template. No, cioè, mettiamo magari nel blog così poi loggiti, mettiamo anche in evidenza. Poi io a questo punto no, mi posiziono nell'editor, no, come per aggiungere il nuovo articolo, clicco sulla nuova icona, quella del template manager. Mi vado a prendere la mia prova, insert e ecco qua il mio articolo, già belli che pronto. Ovviamente questa è semplicemente una prova, immagini e testo vanno poi, andrebbero poi sostituite, però giusto per vedere se me lo fa o no, io salvo. Poi lo andrò a cancellare ovviamente. Vado a vedere sul front end. Vado nel blog. E qui mi trovo prova template manager come ultimo articolo, no? Era una copia di un articolo già esistente che magari troviamo ancora. Eccolo qua, questo era l'originale da cui ero partito, che era uno dei primi, e qua mi trovo prova template generale, pardon, scusate, prova template manager. Io posso entrarci, è sempre la solita prova, ovviamente i dati provengono da un altro articolo perché quello ho salvato, però abbiamo visto che funziona. A questo punto, ovviamente, me lo cancello perché era solamente una prova. Come abbiamo visto, template manager di JCE è molto 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 facile da utilizzare. Non mi resta che proporvi di provarlo a vostra volta e vi saluto.